tutti i giornalisti presenti, gli ospiti graditi. Come si dice da queste parti, ogni promessa è debito e Angelo Bonelli ritorna a Siracusa dopo 15 giorni dall'ultima visita e torna con un copioso fascicolo che compone di fatto un esposto del quale poi ne darà più ampia conoscenza, ne darà Angelo, un copioso fascicolo proprio sulla qualità dell'aria, su quello che sembra che siamo stati i primi a scoprirlo, i dati in possesso degli enti preposti al controllo sono incompleti e non rispondono alle norme di legge. Io mi fermo qui, vi ringrazio di nuovo di essere presenti e passo immediatamente la parola ad Angelo Bonelli. Allora, innanzitutto grazie, come io sarò abbastanza sintetico, non vorrei deludervi, però perché come avevamo detto circa 2 settimane fa, noi saremo ritornati e sicuramente torneremo anche nelle prossime settimane, perché intendiamo, come dire, andare fino in fondo alla vicenda dell'inquinamento che insiste in questa realtà per verificare tutta una serie di questioni, tra cui anche le conseguenze sulla salute, le matrici ambientali, alimentari e conseguenze di contaminazione per quanto riguarda la catena alimentare stessa. Entro subito nel dettaglio e sarò, come dire, un po' sintetico e pragmatico da questo punto di vista per dirvi la prima questione. Stamattina abbiamo incontrato il capo della Procura, io, Fabio Granata, Giuseppe Patti, Francesco, al quale abbiamo consegnato un esposto molto dettagliato, su cui siamo stati invitati da parte del capo della procura al riservo, proprio perché è estremamente dettagliato e poniamo delle questioni abbastanza puntuali sicuramente, come il procuratore stesso ci ha detto, insomma, poi altro non siamo abilitati a dire, proprio perché vogliamo proprio andare in fondo a questa vicenda, e quindi rispetto a quell'esposto noi non vi consegneremo l'esposto. Prima questione. Questa è la prima notizia. Quindi noi non vi daremo l'esposto che abbiamo consegnato per questioni che vi ho prima detto. Però certamente alcune cose le diremo. In primo luogo, voi sapete che dopo la conferenza stampa del 16 di gennaio, in cui avevo fatto delle affermazioni che io ritenevo puntuali, tali erano, vale a dire che la rete di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area di Siracusa, Priolo, Melilli, Augusta, è una rete di monitoraggio che non risponde ai requisiti di legge del decreto legislativo 155 del 2010. Una rete di monitoraggio che non risponde perché non monitora inquinanti che sono previsti dalla direttiva europea e dai vari decreti ministeriali. Adesso non voglio stare a fare qua perché non stiamo a fare un convegno universitario, quindi andiamo alla sostanza della questione. Il giorno dopo il direttore dell'ARPA, il dottor Baucina, ci risponde con una lettera, diciamo, in cui conferma e ci dice che effettivamente le reti di monitoraggio non risponde ai requisiti previsti dal decreto legislativo. Poi fa riferimento alla rete Sirvianet, che è una rete invece gestita da altri organismi, poi i cui dati devono essere validati dall'ARPA, perché voglio ricordare che la legge assegna alla regione il compito di validare e di dare la pubblicazione dei dati. Ecco, anche nella rete Sirvianet però constatiamo purtroppo un'assenza, devo dire, incredibile di alcuni inquinanti che dovrebbero essere monitorati in base alla legge e non sono monitorati. Adesso io qui
Non voglio introdurre che è un elemento fondamentale, che è quello del campionamento in continuo di alcune sostanze che sono assolutamente necessarie da essere monitorate. Parlo di campionamento in continuo, come vedete, che c'è una differenza tra monitoraggio e campionamento in continuo. Adesso anche qui non voglio fare il tecnico, però insomma, perché il monitoraggio, il campionamento in continuo di benzapirene, di diossine, di furani, si possono fare attraverso alcuni campionamenti e campagne ben precise. Anche qua c'è un problema. So che alcuni giorni fa è stato inaugurato un laboratorio mobile di monitoraggio. Ci fa piacere, però non risolve assolutamente il problema. Innanzitutto non risolve il problema per le responsabilità pregresse, prima questione. In seconda questione, perché c'è tutto un problema di monitoraggio degli inquinanti che non è assolutamente ancora dato sapere. Manca la pubblicizzazione, che è un elemento fondamentale. I cittadini, quando aprono il sito web o le televisioni, devono sapere che cosa accade. La normativa prevede che giornalmente devono essere dati su alcuni inquinanti queste informazioni. Questo non è dato sapere. Per esempio, se andiamo a vedere le centraline che sono gestite dall'ARPA, Megara e Sasol, vediamo solamente il monitoraggio del benzene. Eppure, se andiamo a vedere certi periodi abbiamo notato che ci sono picchi di benzene che sono arrivati anche a 115 nanogrammi normal metro cubo, che sono assolutamente fuori dai cosiddetti 5 nanogrammi. È vero, il monitoraggio si fa su base annuale, però noi non riusciamo a vedere il report annuale sul sito. Cioè, qual è il report annuale del 2013 sul benzene? È un problema serio, non politico, chiaro? Di legge. Altra questione, quindi questa è la lettera del direttore dell'ARPA, che è la prova provata, che tra l'altro nomina la nostra conferenza stampa, ma penso che voi questa lettera l'avete, insomma, l'avete letta, e quindi prego. Sì, certo. Allora, perfetto. Altro passo successivo è quello che noi chiediamo che si applichi la procedura prevista per legge, che è stata già applicata a Rovigo, che è quella della determinazione del danno ambientale. Cioè, qualcuno non è che può pensare che quello che è accaduto in questi anni, in assenza di monitoraggi, in assenza di pubblicizzazione dei dati, non si sia determinato un danno ambientale. E non è solamente il danno ambientale, guardate, che è previsto dalla legge, non è semplicemente che siccome le falde sono inquinate, chi ha inquinato va a ribonificare, è diverso. Cioè l'ISPRA, che è l'Istituto per la Protezione dell'Ambiente dello Stato, uno strumento operativo del Ministero dell'Ambiente, ha già fatto, ad esempio, per la prima applicazione della misura del danno ambientale per quanto riguarda Rovigo, arrivando a una determinazione del danno ambientale a carico dell'Enel per quanto riguarda la centrale a carbone nella misura di 3,6 miliardi di euro di danno ambientale per i danni apportati negli anni all'ambiente e anche dal punto di vista dei costi economici sostenuti dalla comunità. Questa valutazione del danno ambientale deve essere esercitata, deve essere determinata, devono essere avviate le procedure. E questo è un altro aspetto. Vado a concludere, sperando che apprezziate la sintesi, così poi dopo gli altri interverranno e potrete fare tutte le domande, è la questione che riguarda la necessità evidente che nel momento in cui i monitoraggi sono stati così incompleti nel corso degli anni, e quindi noi vogliamo sapere se c'è stato un dolo, oppure è stato dovuto a negligenza, oppure è stato dovuto a assenza di risorse, da che cosa è stato dovuto, punto interrogativo, cioè che cos'è che ha portato a una incompletezza, se in alcuni casi anche assenza di dati sugli inquinanti in un territorio che non è un territorio qualunque. Chiaro, non è un territorio qualunque. Allora, noi vogliamo sapere quali sono le ragioni. Assenza di risorse, negligenze, dolo, non lo sappiamo. Non siamo noi abilitati a sapere questa cosa, e quindi questa è una cosa che deve accertare l'autorità giudiziaria. Ma noi vogliamo anche sapere che le persone, vista lo studio Sentieri, che indica un'incidenza di patologie rispetto ai casi osservati, maggiore, e quindi un'incidenza in aumento dei casi tumorali e di patologie, vogliamo sapere se c'è un nesso di relazione stabilito dal punto di vista scientifico tra inquinamento e patologie.
Questo è fondamentale dal punto di vista non solo scientifico, ma la determinazione dal punto di vista giuridico e quindi anche poi giudiziario diventa uno strumento importante per far valere i diritti di quelle persone che oggettivamente si sono ammalate, non perché si devono ammalare, perché ci si ammala anche per cause naturali, ma ci si ammala purtroppo nella nostra società anche a causa di una forte pressione e determinazione degli inquinamenti. Quindi l'indagine epidemiologica. Detto questo, io mi scuso se sono stato probabilmente, penso di non esserlo stato, evasivo, però non molto approfondito, perché noi abbiamo avuto proprio una richiesta esplicita dal capo della procura di ovviamente di non divulgare l'esposto, di essere quantomeno sì, dire che c'è stato un incontro, dare alcune informazioni, ma non oltre, perché noi riteniamo che si possa aprire una pagina nuova in questa città, ed è chiaro che queste sono battaglie per far rispettare la legge, perché non è che stiamo chiedendo chissà che cosa alla luna, che non si vincono solo con l'azione dell'autorità giudiziaria, ma si vincono anche con una forte sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con una forte capacità di mobilitazione dell'opinione pubblica. E noi pensiamo anche che uno sviluppo di un lavoro pulito, di una economia che possa rilanciare l'occupazione in questa realtà, noi abbiamo sempre parlato degli strumenti della fiscalità agevolata, si possano realizzare e si debbano realizzare attraverso una forte azione di governo. Questo, ripeto, non sarà l'ultima volta che noi verremo qua, anzi, purtroppo, per chi non ci vuole bene, noi verremo molto, con più frequenza. Nei prossimi giorni ci recheremo a Palermo, perché va aperta una partita sulla gestione della rete di monitoraggio in generale nella Sicilia. Perché, guardate, lo dico a crocetta, non so se ci sono i giornalisti, la fase di prova è terminata, cioè dal punto di vista istituzionale, è un anno che governa. Pensare che la Sicilia sia l'unica in Italia che abbia una rete di monitoraggio che non solo non funziona, ma che non adempie, o meglio, che non adempie, lasciamo perdere non funziona, che non adempie alle normative nazionali e europee, è un fatto di una gravità inaudita. Quindi dovremo anche capire come sono state utilizzate alcune risorse europee in materia di bonifica, qual è la strategia, perché questa non azione, inazione, porta ovviamente a far sì che questa situazione vada avanti nel tempo, con vantaggi che chiaramente non sono vantaggi a carico dei cittadini, sono vantaggi che vanno a carico di altri. Siamo abbastanza intelligenti a capire a chi vanno questi vantaggi. Quindi l'azione della Regione Sicilia sarà da noi, determinata, e siamo pronti. Poi ovviamente questo interesserà anche tutto il resto della regione, ad andare a incontrare il capo della procura di Palermo, perché questa è una situazione che francamente va messa a regime. Ecco, io mi fermo qua, do subito la parola a Fabio Granata, poi c'è anche Paolo Pantano e Giuseppe, Giuseppe è intervenuto, poi potrà dire ovviamente Fabio. Sì, soltanto alcune considerazioni, innanzitutto dell'ultima parte del ragionamento, che è quello politico che ci interessa molto sia come Green Italia che come Verdi Italiani. L'azione di oggi tende a sottolineare come ci siano indizi gravi, precisi e concordanti, per restare in tema, di visita alle procure, per cui il governo della regione omette di fare i controlli e favorisce alcuni processi di facilitazione, all'azione dell'industria. Noi abbiamo visto nel corso di questo anno tutta una serie di fattori, dal tentativo finito poi in maniera ridicola di abbassamento delle royalties, alla riapertura delle dinamiche legate alla ricerca petrolifera e alle trivellazioni, dal tentativo di abbassare i livelli e i limiti di emissioni nell'atmosfera, a nuovi investimenti sul fossile e sul petrolio. Cioè ci sembra che anziché essere un governo di rivoluzione sia un governo di profonda restaurazione della peggiore sudditanza all'economia e all'industria, all'economia industriale, quindi ai grandi gruppi industriali, da parte della politica siciliana. Questo è un aspetto che noi teniamo a sottolineare. Per quanto riguarda l'azione portata avanti oggi, si apre una pagina nuova,
perché abbiamo colto, anche con dovute e intelligentemente sottolineate raccomandazioni di riservo da parte del procuratore Giordano, una grande attenzione a ciò che abbiamo elaborato, alle indicazioni precise che abbiamo fornite, sia così come ha sintetizzato molto bene Angelo Bonelli, riguardo la omissione, perché di questo si tratta, dei controlli prescritti dalla legge rispetto ai dati dell'inquinamento, sia per quanto riguarda il nesso epidemiologico tra le patologie e la produzione industriale e la mancanza dei controlli e tutte le questioni legate a tanti fattori collaterali che non sono soltanto quelli dell'inquinamento atmosferico, ma come accennato anche quello della catena alimentare e tanti altri aspetti molto ma molto preoccupanti. Io devo dirvi che dobbiamo dirvi che abbiamo trovato grande attenzione da parte del vertice della procura e si apre una pagina nuova, perché così come c'è stata una mancanza di controlli, noi riteniamo qui in aula, non è un'aula oggi, sono condizionato dall'essere stato in tribunale, ma dalla presenza del professore Solarino, di Paolo Pantano, come dire, i tasselli di memoria storica rispetto ad alcuni processi che non è che siano nuovi, non è che è il primo esposto che si presenta in procura. Noi speriamo che sia il primo esposto che ottenga dei risultati seri, concreti, con l'apertura di responsabilità precisa da parte di chi omette i controlli e di chi favorisce la produzione industriale indiscriminata, priva di qualsiasi collegamento col beneficio diffusi alla popolazione. Ultimissima considerazione, lo abbiamo detto al procuratore Giordano, oggi i siracusani, gli augustani, i priolesi, i cittadini di Melilli, i siciliani, fanno il tifo non solo per la buona politica ma soprattutto per l'azione dell'autorità giudiziaria, che così come a Taranto è stato dimostrato può e deve mettere la vita e la salute gerarchicamente prima del ricatto occupazionale. Per cui oggi nelle città siciliane e nei luoghi e nelle famiglie siciliane, mentre prima, come purtroppo devo sottolineare e dire nuovamente, esisteva almeno un occupato tra industria e indotto, oggi in ogni famiglia abbiamo un lutto per tumori e gravi patologie. Questa è la fotografia purtroppo di una situazione nella quale politicamente, insieme ad Angelo Bonelli, insieme ai Verdi, Green Italia e le forze che si riconoscono in questa volontà trasparente di tutela del bene comune, noi ci riconosciamo. Quindi oggi è stata, come dire, una puntata importante. L'apertura di questa dinamica alla Procura di Palermo sarà ulteriormente importante, perché c'è un dato di sistema che coinvolge ovviamente Gela, che coinvolge Milazzo, altre azioni sono partite in questi siti, ma questa è un'azione tendente proprio ad accertare questi due aspetti che sono strettamente connessi e collegati. L'ultima considerazione che voglio fare, perché molto spesso Angelo in maniera molto puntuale vi ha ribadito, e la stampa, che ringraziamo anche per la folta presenza, che è un buon segnale, come dire, di attenzione verso battaglie che sono battaglie civili, vi ha sottolineato come la quantificazione del danno ambientale, poi peraltro l'Italia è una nazione particolare per cui ancora non esiste la codificazione nel codice penale del reato ambientale, sembra che finalmente in Senato si sia finalmente a un buon punto, sembra che si riesca poi ad approvarla, ma noi insieme ai Verdi abbiamo già predisposto un disegno di legge di iniziativa popolare sull'inserimento del reato ambientale nel codice penale, per cui se salta l'approvazione questa volta lo faremo con 50.000 firme dei cittadini, depositeremo la legge e andremo avanti, perché il reato ambientale comporta l'apertura del principio europeo di che chi inquina paga, e chi inquina paga profumatamente, perché se l'Enel in quel polo industriale del nord è stata quantificata che deve risarcire 3,4 miliardi di euro, non osiamo neanche immaginare, e non vorremmo essere nei panni di chi ha la responsabilità, a quanto ammonta il danno ambientale che si può quantificare nell'azione di questa impresa industriale nell'area del petrolchimico siracusano. Quindi io credo che siano fatti molto concreti, molto determinati, e credo soprattutto abbiamo il dovere di essere conseguenziali fino alla fine su questa strada. Io vorrei soltanto dire innanzitutto mi alzo perché ti alzo? Sono stato, e il presidente si alza perché sono stato sulla sua portavoce e la perché oggi quest'altra notizia è soltanto, non è nel tema di questa conferenza stampa, ringraziamo la presenza non solo della carta stampata, quindi dei giornali, ma anche delle televisioni via cavo, varie televisioni via web, e quindi perché c'è stata questa vicenda di questi tre morti
e nella zona di Noto, e quindi non possiamo non, anche non riflettere su questa questione. Non è soltanto un fatto, diciamo, di prevenzione, ma di tutela della sicurezza. Il dissesto idrogeologico purtroppo sta avvenendo in tutta Italia e sta portando, diciamo, delle frane, alluvioni, ma purtroppo anche, diciamo, feriti, decessi, e quindi questa è una cosa, una battaglia che i Verdi stanno facendo assieme a Green Italia, diciamo, anche questo è un momento anche veramente di commozione, perché sento quella parte del territorio, mi sento molto vicino alle famiglie, alle popolazioni, e devo dire che considero assurdo il fatto che il guidatore, anche se abbia potuto essere, questo da accertare, poco attento, che sia stato arrestato, cioè mi sembra o perlomeno abbia problemi con la giustizia, cioè mi sembra una cosa incredibile, insomma, cioè assurda. Io non posso condividere questa azione, cioè nei confronti di una persona che sarebbe più interessante vedere tutti gli sbangamenti selvaggi, cioè, appunto, che bisognerebbe, cioè, l'Asinaro purtroppo conosciamo comunque. E rispetto a questa cosa, diciamo, qui Fabio Granata ha detto, cioè, qui c'è la presenza anche di professor Luigi Solarino, che è la memoria storica delle nostre battaglie anche vincenti nella zona, perché noi da soli, si può dire, insomma, assieme Fabio dal poche altre persone, ma contro tutti, contro il PD, PDL, i sindacati, UDC, contro tutti abbiamo vinto due grandi battaglie, la questione sugli inceneritori di Padre Noè, diciamo, noi li chiamiamo inceneritori perché la terminologia è molto importante, non si chiamano, non termovalorizzano un bel niente, ma anche sulla questione del rigassificatore siamo stati soli, e però l'abbiamo vinta perché abbiamo affrontato dal punto di vista scientifico, dal punto di vista politico, dal punto di vista culturale queste tematiche assieme alle associazioni, i comitati, Augusta, di Meriglia, di Priolo e di tutta la provincia. E quindi su questo vorrei che il professor Solarino dicesse, diciamo, qualcosa anche su questa tematica che stiamo affrontando oggi. La questione del rigassificatore è stata altrettanto una grande battaglia perché c'è il pericolo che fare un rigassificatore in una zona ad altissimo rischio sismico, chimico, industriale e militare ci sembrava una cosa assurda. Ora, rispetto anche agli inceneritori, abbiamo scoperto, ma noi non l'abbiamo affrontato in quel modo, che ora sono spuntati 38 milioni di tangente. Perlomeno sembra che ci siano, ma noi ci immaginavamo che ci fosse qualcosa del genere, però noi l'abbiamo affrontato dal punto di vista politico, culturale, scientifico, e l'abbiamo vinta solo in quel senso. Ora c'è anche questo aspetto che è inquietante, e speriamo che anche lì chi se ci siano delle colpe, che siano puniti, chi ha eventualmente, se è così, noi siamo garantiti intascando le tangenti, tutto ancora da dimostrare. Professore Luigi Solarino, io vorrei che tu dicessi cos'è. Se ci sono domande da parte dei giornalisti. Sì. Il contenuto dell'esposto, cioè che elementi ci sono, visto che non potete, ci avete spiegato il motivo, dirci cosa, quali sono, come dire, i numeri, le cose che voi avete inserito in questo esposto, ma gli elementi. Guarda, io dico, pensavo che la potesse estrapolare dal ragionamento che ho fatto, evidentemente era un po' farcito, l'ho messo qualcosa. Bene, se noi volevamo fare un'operazione di comunicazione, veniamo là e vi distribuivamo l'esposto, insomma. No, però diciamo che io devo dire che ho incontrato un capo della procura molto attento, e quindi registriamo tra l'altro con favore questo cambio, però dobbiamo verificare i fatti, chiaramente. Per quanto riguarda l'esposto, la prima questione già l'ho detto, la questione della rete di monitoraggio, una questione fondamentale che su cui non è che mettendo una pezza oggi, una domani, il punto è che ad oggi il pregresso, chi aveva la responsabilità, deve spiegare di fronte alla legge le ragioni per le quali non ha adempiuto ad obblighi di legge. Questo è un passaggio fondamentale, perché sapere quali sono i livelli di inquinanti è un elemento che sono stati immessi, è un elemento, come dire, che consente di comprendere qual è la situazione e fare tutta una serie di valutazioni dal punto di vista chimico ed epidemiologico, sia sui terreni, sia sull'inquinamento delle falde, sia sull'inquinamento delle matrici alimentari, sia anche su chi coltiva le terre e tant'altro, non posso andare oltre, che lei penso abbia capito. Secondo,
c'è il tema di fare quelle analisi che oggi non sono state fatte da chi le doveva fare. L'autorità giudiziaria ha il potere di esercitare questa funzione, ha il potere di farlo. Voi chiedete alla magistratura di fare questi accertamenti, voi dico, non avete fatto uno studio? Noi abbiamo allegato degli studi, sì. Avete allegato? Noi abbiamo allegato degli studi da organi dello Stato, perché ci sono degli studi che sono stati fatti da organi dello Stato e noi abbiamo allegato degli studi, sono tre allegati e quant'altro. Però non mi faccio andare oltre, noi abbiamo preso un impegno. Abbiamo preso un impegno. Io preferisco che lei scriva che Bonelli, io parlo per me perché non mi permetterei mai di interpretare il pensiero di Granata, che Bonelli è stato estremamente superficiale oggi, che io entri nel dettaglio. Noi crediamo che vogliamo che ci sia una forte iniziativa dal punto di vista giudiziario, perché come è accaduto a Taranto la Procura ha fatto quello che dovevano fare le istituzioni. E qui ho l'impressione che ci troviamo di fronte a una fotocopia, cioè che nel senso se troviamo terreno fertile, non ho motivo di dubitare, ho visto un procuratore estremamente attento da questo punto di vista, speriamo che la Procura possa fare quello che le istituzioni non hanno fatto. E poi c'è l'aspetto epidemiologico che accennava anche prima Fabio Granata, che è un aspetto fondamentale, cioè, vale a dire sulla base delle osservanze chimiche e quindi dei vari inquinanti, delle cadute sui suoli o meglio sul topsoil e sulle le falde più medie e profonde e altro, qual è il livello e il nesso di relazione tra le patologie e gli inquinanti emessi. Questo è fondamentale, è assolutamente risibile, assolutamente non è da accertare. È ancora di più che da accertare, nel senso che noi vogliamo che diventa prova, diventi prova. Non so, forse è un aspetto giuridico, io lo cerco di spiegare. Diventare prova significa che nel momento in cui è stabilito che quella è prova, diventa anche prova di reato. E quindi, scusate, abbiamo indicato, posso dire, certo, esiste un metodo per esiste un questo io dell'ANSA dove ad esempio c'è scritto che ci sono 100 persone, certo che gliel'abbiamo allegato, certo, sì, malato che muore a fronte di una, gli abbiamo allegato 50, e poi dice dal momento che abbiamo questa situazione sulla base di quello, sì, noi abbiamo allegato questi studi e sarà da parte del procuratore ovviamente definire se accertare e ordinare nuovi studi, cosa che ritengo probabile, e fare in modo che questi diventino prove. Ma siccome siamo, se vado oltre certo, rischio di diventare insolente e anche saccente, e non è il ruolo, allora a questo punto mi fermo e gli dico che poi insomma abbiamo anche consegnato lo studio dell'ISPRA sul danno ambientale. È uno studio per la prima volta si applica in Italia, si utilizza, l'autorità giudiziaria utilizza per la prima volta la funzione tecnica dell'ISPRA per accettare il danno ambientale, che questa parola detta così sembra una parola, ma in realtà è prevista dalla legge. Il danno ambientale è una procedura attraverso la quale si accerta il danno che si è determinato sui suoli, sull'ambiente, sulle falde e anche i costi economici certo. Che questo ha determinato. Certo. No, le sto dicendo che siccome per la prima volta nella legislazione è stata applicata a Rovigo, noi abbiamo sottoposto alla valutazione del procuratore di verificare se anche il procuratore intende a utilizzare le funzioni tecniche dell'ISPRA per accertare il danno ambientale sull'area di Priolo, Melilli, Augusta. Possiamo dire, posso aggiungere, abbiamo fornito un metodo supportato da esperienze storicamente esistenti e che hanno portato a risultati concreti. La vicenda Taranto è un elemento in cui Angelo Bonelli e una serie di soggetti legati a questa metodologia è arrivata a risultati concreti. Il metodo che abbiamo suggerito, che già a Rovigo ha portato alla quantificazione del danno ambientale nella cifra che abbiamo prima sottolineato,
propone alla procura di propone, ma noi non proponiamo nulla, noi esponiamo un metodo applicato in altre parti d'Italia per arrivare a un risultato. Abbiamo avuto la percezione molto chiara di una grande attenzione da parte della procura nei confronti di questo metodo che abbiamo dettagliatamente enunciato sia nell'esposto sia negli atti allegati. Ecco, questo è un po' il tema. Allora, noi vogliamo comunicarvi un metodo dal nostro punto di vista che convocheremo conferenze stampa solo nel momento in cui abbiamo fatto delle cose, non per annunciarle. Posso dirvi solo che la prossima tappa sarà a Bruxelles, perché c'è un aspetto che riguarda l'Unione Europea, perché penso che la Sicilia sia un buco nero da questo punto di vista, che è proprio, devo dire, a me non piace dire terzo mondo queste cose, perché c'è la dignità di tutti i popoli di avere rispetto delle leggi in maniera paritaria, però ci sono delle situazioni in questa regione che sono assolutamente inaccettabili e che, devo dire, portano pure il Ministero dell'Ambiente ad avere un atteggiamento estremamente, come dire, tra virgolette, inadeguato e omissivo rispetto a chiedere conto rispetto alla legge, perché l'assenza del piano di risanamento dell'aria che è stato bocciato è un elemento che francamente lascia interdetti. La regione Sicilia è l'unica in Italia che si trova in questa situazione e questo è francamente una cosa inaccettabile. Ecco, la prossima tappa sarà a Bruxelles, ci andremo, adesso ci organizzeremo sicuramente io e Fabio e anche altri, perché faremo un'azione, quale poi ve la diremo dopo, presso l'Unione Europea, perché questo è un aspetto che va assolutamente, come dire, pressato da varie angolazioni, non solo l'azione giudiziaria che noi sollecitiamo aiutando, ma anche attraverso altre vie. Se non ci sono altre domande, noi andremo a Bruxelles perché tutta la legislazione in materia ambientale è normata dalle direttive europee a cui gli Stati membri devono adempiere, e la Regione Sicilia sta proprio fuori dalla grazia di Dio. Non voglio scomodare Dio, però scusatemi, però francamente, siccome qui c'è una questione che riguarda il diritto alla vita, il diritto alla salute, è un elemento fondamentale. Il decreto ministeriale 60 del 2002, il decreto legislativo 155 derivano da direttive europee e comunitarie che riguardano la qualità dell'aria, che danno dei precisi obblighi, uno tra tutto, quello che sembrerà il più sciocco, che badate però non è sciocco tanto, cioè vuol dire quello di mettere il cittadino nella condizione di connettersi sul web e di sapere che cosa accade nella propria città in quell'area industriale. Io potrei farvi vedere, come vi ho fatto vedere l'altra volta, alcuni siti di varie ARPE delle altre regioni che ci fanno vedere in tempo reale quello che accade. Quello che danno non ci fanno vedere in nessun tempo. Dopodiché, come dire, avendo un po' di esperienza, so che a volte, anche pur avendo i dati, non sempre i dati siano, come dire, corrispondenti a quella che è la situazione reale, ma questo apriamo un altro capitolo sulla tecnicalità di come, no? Lo spiegavo al procuratore, certo. Però qui mi fermo, di come avvengono, diciamo, alcune tecnicalità per dare dati che non sono corrispondenti al dato vero, no? Ci ho girato intorno per non dire una frase precisa, ma mi avete capito. Però il fatto che non ci sia la pubblicizzazione è una violazione della direttiva europea, il fatto che la rete di monitoraggio non sia organizzata per misurare tutti gli inquinanti è una precisa derivazione che può portare a una procedura di infrazione molto seria, e quindi questa è la prossima tappa, sarà a Bruxelles. Anche per chiedere anche altri tipi di cose, insomma, poi questo lo diremo successivamente. Se non ci sono domande, io penso che sì, grazie. Possiamo lasciarvi, vi ringraziamo a tutti quanti.